Oggi parleremo della Roland D70. Allora, vi parlo di questa Roland D70. Come avete sentito dall'intro, sembra suonare veramente bene, anzi, secondo me suona veramente molto molto bene. Facciamo un po' un cenno storico su questo sintetizzatore che esce nel 1990. Voleva essere un po' quello che era l'evoluzione del Roland D50, anche qualcosa di meglio rispetto alla serie U che andava a quei tempi. Infatti questo qui non ha delle vere e proprie forme d'onda che può generare, diciamo, in digitale, ma funziona con dei campioni ROM che poi va a modificare per creare i vari suoni, anche sovrapponendoli. Infatti questo sintetizzatore ha quattro layer, cioè può sovrapporre quattro suoni per ottenere un suono singolo. Lui ha una riproduzione dei sample dei campioni interni a ROM in stile D50, con dei filtri TWF che rendono tutto molto il suono abbastanza buono, gli dà quella ampiezza che magari poteva mancare alla serie U di quel tempo. Era nato per fare concorrenza al Korg M1, il T1, il T2, il T3 EX. E infatti, andando a suonare, forse un po' lo ricorda, ma secondo me suona molto più chiaro e più brillante. Ho la tastiera 76 tasti. Queste palette possono essere attribuite anche il cutoff, la resonance, l'attack in diretta per poter modificare il suono. È un ottimo anche master key perché, considerate al prezzo che si trova, si può trovare veramente sotto le 200 euro, veramente a pochissimo prezzo, al pari di una magari tastiera infima, piccolina, allo stesso prezzo potete trovare una vera master key da 76 tasti, con tutto quello che serve appunto per poterla comandare. Ovviamente ha soltanto le uscite MIDI. Ha la possibilità di mettere appunto una RAM card come queste, ve le faccio vedere, una RAM card tipo questa qua, guardate, eccola, per memorizzare i vostri suoni o caricare i vostri suoni, MIDI, MIDI out, MIDI through per i vari pedali, poi l'uscita LR, uscita per le cuffie, quindi molto molto semplice, il suo alimentatore interno. Ovviamente qui abbiamo dei controlli tipo volume, pitch bend, cutoff e resonance, qui brillantezza, e questo è il cutoff, questa sarebbe la resonance, il volume, ad esempio su questo suono. Ovviamente la sintesi si effettua tutto all'interno purtroppo di questo infimo display. Ha la possibilità appunto in queste PCM card ROM di caricare i suoni della serie U, quindi nasce proprio con quel tipo di sintesi. Poi l'hanno un attimino sviluppata in più appunto con questi filtri TWF in stile appunto Roland D50 e con un banco di effetti molto interessante che gli dà quell'ampiezza di suono che a me piace sinceramente. Io vi voglio raccontare un po' la storia di questo sintetizzatore. Se vi ricordate, io avevo
e ho un GD 800 e lo avevo comprato rotto e dopo, ora, dopo molte peripezie, vi lascio sopra il link in descrizione, ero riuscito a finalmente a ripararlo, è una lunghissima storia. Nei miei vecchi tentativi di riparazione, diciamo fai da te, avevo scoperto che la case strip sotto era in comune con la serie U e mi pareva di aver capito in rete che anche la Roland 70 avesse il problema della colla rossa e avesse la stessa tipi di case strip, il che mi ha portato a trovarne una praticamente da smembrare e distruggere per poterla appunto prendere in questa case strip, al che l'ho presa veramente, ragazzi, vi dico che era piena di colla rossa, era completamente sporca, il display non era questo sicuramente, perché poi ho deciso di modificarla, poi vi spiego. L'ho aperta, mi sono accorto che la case strip sì era dello stesso tipo, ma erano divise in due, erano due corte, quindi non utilizzabili per appunto il mio GD 800. E ho detto adesso che cavolo faccio, l'ho aperta tutto quanto, e a un certo punto mi sono detto vai, ripuliamo la colla rossa, cerchiamo di rimetterla a posto. Quando ho cominciato a suonare ho detto questa mi piace, questa me la tengo. Poi col tempo l'ho risistemata veramente bene, ho fatto sostituire il display, come vedete questo non è il display originale che vi faccio vedere è questo, era veramente un LCD infimo, qui invece proprio si tratta di un display a LED che si vede veramente molto molto bene. Ho fatto sistemare tutti i tasti, è stata ripulita, è stata rimessa perfettamente a nuovo, quindi funziona come praticamente fosse assolutamente nuova, e me la sto tenendo perché ha dei suoni veramente interessanti. Come avete sentito all'inizio, quel tipo di sonorità vengono veramente veramente molto molto bene. Ma che tipi di suoni ci sono dentro? Non tutti sono buoni, non ne ha tanti, ha 8 banchi con 8 suoni, quindi 64 più 64 performance, e anche un secondo banco con altri 8 suoni. Ovviamente se trovate i suoni reti che non sono riusciti a trovarli, potete magari con i programmi SysX caricarli dentro, altri banchi, di solito per la D50 ce ne sono uno sfacello, per queste ho trovato soltanto i suoi preset e poco più. Vi faccio sentire un attimino, andiamo su patch, ovviamente ci sono tutti questi pianoforti proprio anni 90. Proprio Sanremo anni 90, proprio ricordano quei suoni, anche i pianoforti, ad esempio midi piano. Ricordano un po' quel mondo anni 90, veramente, anche i pianoforti classici, proprio piani, proprio delle tastiere degli anni 90 Roland, quelle basi. Possono essere utilizzabili. Nel banco 2 ci sono i strings, che non sono affatto male. Anche delle cose che posso richiamare vintage, come uno string che dovrebbe emulare quello del JX8P. Tutte cose che poi si poteva ritrovare anche nella serie JV. Ripeto, se la trovate a 150 euro, 100 euro, veramente la trovate veramente poco, e ha veramente dei suoni molto interessanti.
anche l'aftertouch. Innanzitutto mi piacciono molto quelli che sono i pad. I pad sono veramente molto molto interessanti, come quello che avete sentito all'inizio nella demo, che mi piace. I pad sono validi, di questo sintetizzatore i pad sono validi. Come vedete, in ogni paletta è stato attribuito un parametro diverso. Quindi ogni suono si può attribuire alle palette delle funzionalità diverse per poterlo manipolare dal vivo. Gli organi sono validi, se volete una tastiera di battaglia da portare serate che costa poco. Questa potrebbe essere molto molto valida, costa anni 80. Ma la cosa che mi piacciono, che ha fatto dire me lo tengo, sono i synth bass. Molto buoni, molto buoni. Aftertouch, guardate. Anche molto molto sensibile, quindi vi ripeto, come Master K è fantastica. E poi i lead mi piacciono, ce ne sono questi due, andiamo sui lead. Beh, quello della demo iniziale che è spaventoso. Bella anche questo basso. Aftertouch. Andiamo nel banco B. Belli pad. Tutte cose che potete trovare nel Roland Cloud, c'è cioè proprio LA Synth come suoni, li trovate tranquillamente là, insomma. Come UST, comunque è veramente estremamente primi anni 90, però per quanto riguarda i pad, i bassi e quei lead sono veramente molto molto interessanti. Io la utilizzo, mi piace, è molto molto musicale nel suonarla, quindi è veramente molto molto divertente, insomma.
molto like Chopin questo piano. Sì, effettivamente ce lo potresti fare preciso. Quindi richiama un po' il mondo anni 80, primi anni 90. Ha dei pad, ripeto, estremamente validi come questo che a me piace tantissimo. O questo. Quindi ce l'ha qualche suono veramente interessante. Veramente mi è capitata tra le mani, l'ho riparata e sono rimasto molto molto soddisfatto. Se la trovate usata, prendetela, perché comunque anche come Master Key in studio fa il suo sporco lavoro, è veramente ottima e ha dei suoni molto interessanti. Poi credo che si possano caricare anche i suoni della serie U via MIDI, ci devo provare. In quel caso si apre un mondo, perché poi andate dentro i suoi effetti. Anche se purtroppo il menu è veramente veramente cervellotico ragionarci dentro, però si può veramente ottenere e fare tante cose. È anche multiparte, ha 5 parti diversi, poi ogni parte potete mettere un suono e via MIDI poterla controllare con più suoni contemporaneamente. Ci sta, insomma, per quello che la trovate in commercio, per il prezzo che costa nel mondo dell'usato, sicuramente molto molto valida. Bene, se vi è piaciuto questo video mettete un like sotto, se vi piace il canale iscrivetevi e ricordate di spuntare la campanella per sapere quando esce il prossimo video. Quindi cosa dire ragazzi? Ciao a tutti e ci vediamo presto!